Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui, partecipi alla presentazione di questo libro, ma soprattutto dello scrittore, del neo scrittore Luigi Schettino. Okay, questo libro credo che un po' raccolga tutto il suo estro creativo, perché ci fa subito, almeno personalmente, ti fa entrare subito nella suspense, nel panico. Come giustamente anche la prefazione di Asia Argento cita, che c'è tutta questa atmosfera di timor panico, e nella parola panico in effetti io vedo che Luigi calca esattamente tutto quello che anche l'enciclopedia Treccani sostiene di essere il panico, che deriva dal nome del dio Pan, che è questa reazione improvvisa che impedisce qualsiasi movimento o azione. Angoscia, ansia, paura, che purtroppo è molto attuale, purtroppo, sgomento, spavento e terrore, fifa, timore, tremarella, sbigottimento, poi smarrimento e più ne ha più ne metta qui, eccetera. Ma quello che colpisce di più di questo thriller è la scrittura, è la capacità di trasformare le parole in immagini. E sembra Luigi accompagnarci nei vari luoghi e nei personaggi che si incontrano e ci fa respirare quel clima abbastanza, se vogliamo, agghiacciante, però un po' così freddo, ma nello stesso tempo familiare. I personaggi sembrano a noi tutti così familiari quando si legge, e si ha voglia anche di identificarci. Però nasce anche un discorso che la sensibilità dei limiti, la sensibilità di ognuno di noi nell'incontrare i luoghi e i personaggi un po' ci potrebbe anche terrificare, perché comunque riguardano le paure, le angosce interne che tutti quanti noi le abbiamo. Il mostro interno è sempre in noi, a volte lo proiettiamo in modo che inconscio, inconsapevole, e non ci accorgiamo invece che siamo noi a volte a vederli. Lui invece questa capacità che ci fa andare dentro e fuori, e quindi ci fa vivere il thriller, la suspense fino alla fine. Mi ha colpito anche molto, con questo poi passo subito la parola a Luigi, mi ha colpito anche le parole che lui mette, molto onomatopeiche, che dà proprio l'idea del titolo, qui giaccio. Ecco, una domanda, Luigi, perché questo titolo, qui giaccio? Allora, faccio subito una piccola premessa. Io, una delle mie caratteristiche principali come scrittore è quella di trovare il titolo prima ancora di stendere tutta l'opera. Non so perché. Il titolo, una volta trovato, mi ispira maggiormente, e quindi trovata, diciamo, una prima bozza molto blanda che ti porta l'ispirazione. Una volta trovato il titolo, io ho la forza di andare avanti, e la mente mi aiuta a trovare, cioè a costruire altri personaggi finché arrivo allo svolgimento finale della vicenda. E qui giaccio, in realtà cercavo un titolo originale da dare all'opera, e mi è sovvenuto all'improvviso e ho iniziato subito a fare delle ricerche online, in rete, finché ho trovato questo canto di Nietzsche, che si chiama Il canto del capraio, e inizia proprio con la frase qui giaccio. E quindi io sono molto affascinato dai serial killer che utilizzano le filastrocche collegate ai delitti, e quindi ho iniziato a fantasticare, e la storia pian piano ha preso piede ed è diventato un romanzo. Faceva freddo, questo lo ricordo molto bene, un freddo pungente in quella che avevo ribattezzato e chiamavo d'abitudine taglia e cuci. Mi ci rintanavo volutamente spesso, la consideravo un po' come la mia seconda casa, e perché no, rappresentava anche un po' la mia seconda scuola, una scuola del tutto particolare, che avevo iniziato anche ad amare. Trascorrevo molte ore nel taglia e cuci ad osservare i miei genitori che operavano con maestria sui corpi. Dio solo sa quanti ne avevo visti sino ad allora, un centinaio, forse un migliaio. Bah, ma che importa ormai. I miei genitori erano degli imbalsamatori, due persone molto capaci, che portavano avanti un'arte lodevole, regale e dignitosa, che aveva radici antichissime,
tramandata loro dai miei nonni, imbalsamatori anch'essi, così come i miei trisavoli e così via nel passato, per decine di generazioni. Avevo solo 13 anni all'epoca, ma nonostante la longevità del tempo trascorso da allora, i miei ricordi sono ancora vividi e brulicanti, come un ammasso di vermi su un pezzo di carne putrida.